È stata una promozione molto sofferta, probabilmente era nel vostro destino così tanta sofferenza. Sicuramente, come detto in altre sedi, ci eravamo incasinati da soli. La squadra, l'organico è stato allestito per vincere. Penso che alla fine siamo stati appagati di tutti i sacrifici. Siamo stati bravi a non farci influenzare da tutte le cose negative che ci hanno detto e che si sono verificate. Grande merito va al presidente, che forse di noi è stato il più lucido. In altri ambienti, dopo la sconfitta di Vieste, avrebbero già pensato all'anno successivo. Invece lui è stato lucido, ci ha dato fiducia, va dato merito anche, va ringraziato che a me, al direttore generale, a vicepresidente Orlino e Pasculli, che siamo i quattro direttamente sotto di lui, ci ha ribadito la sua fiducia. Non ci siamo scomposti, siamo riusciti a far arrivare il meno possibile le cose meno brutte possibili alla squadra. Abbiamo cercato di difenderla perché in quel momento era facilmente attaccabile. L'unica cosa che voglio ribadire è che a tutti i ragazzi gli hanno dato dei mercenari a inizio anno. Ci tengo, senza far polemica, perché venire all'Omnia, una società senza tifo, li hanno accusati di essere mercenari, quindi solo venire per i soldi. E oggi, e nell'ultimo mese e mezzo, hanno dimostrato non attaccamento alla maglia, ma di più. Si sono rimboccati le maniche e hanno fatto davvero tanti sacrifici. Chi ci conosce sa il pellegrinaggio che facciamo per allenarci e sinceramente i ragazzi non hanno mai fiatato. Quando c'è da dare i demeriti è giusto farlo, ma a questi 18-20 ragazzi con i due under 2000 che si sono aggregati nell'ultimo mese bisogna fare soltanto tanti elogi. Ora è facile farlo dopo la vittoria, ma già prima di questa partita andavano fatti i ringraziamenti a questi ragazzi. Un plauso va fatto al mister e al suo staff, indubbiamente, perché ci hanno preso per mano in un momento difficile e ci hanno guidato fino qua. Va dato merito a tutti quanti. Oggi va ringraziata la città di Bitonto che ha risposto presente e a tutti gli amici che ci hanno supportato e sopportato per tutto quest'anno. Grazie anche va Nicolangelo, Domenico, Giuseppe Pice, Nicola Caldarola e Gianluca Lopez, che sono i nostri stretti collaboratori che fanno davvero tutto questo per passione. Ora speriamo di colorare un altro sogno, quello di fare una squadra all'altezza della città, perché se lo merita la città.